là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogne. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.